Distruggeteli tutti, fino all'ultimo! Chi è là? Serana, mia cara, vedo che ancora ti piace avere un animale da compagnia. Sai perché siamo qui? Certo che lo so. Mi deludi, Serana. Ti sei presa tutto quello che ho fatto per te e l'hai gettato via per questo patetico essere. Che hai fatto per me? Stai scherzando? Hai distrutto la nostra famiglia, hai ucciso altri vampiri e tutto per un'incomprensibile profezia. Basta così. Con te ho chiuso. Non osare toccarlo. E così questo draghetto sfodera gli artigli. La tua voce gorgoglia del veleno dell'influsso di tua madre. Come siete diventate simili? No, perché a differenza sua, io non ti temo. Non più. E tu? Mi trovo costretto a ringraziarti per avere aizzato mia figlia contro di me. Sapevo che era solo questione di tempo, prima che tornasse con il cuore gonfio d'odio. Un piccolo prezzo da pagare per migliorare la nostra specie. Sì, sì, la voce del nobile cacciatore di vampiri. E dopo che mi avrai ucciso, chi è il prossimo? Valerica? Serana? Bene. Interessante notare come la tua morale si scansi quando ti fa comodo. Hai proprio ragione. Sto cominciando a stancarmi di parlare con te e con la mia sleale figlia. Ti darò una sola possibilità di consegnarmi l'arco. Non ne avrai un'altra. Molto bene, dunque. Non mi lasci altra scelta!
questo è fatto. Non lo so con certezza. Resterò con i Dawnguard finché me lo lasceranno fare. Sono guerrieri rispettabili e credo che si rendano conto dei benefici dell'avere un vampiro tra i loro ranghi. Certo, se nel tuo futuro ci sono nuove avventure. Proprio quello che volevo sentire. Sembra il tassello finale della profezia. Il sangue di una figlia di Cold Harbor può corrompere l'arco. Certo, ma hai delle frecce? Devono essere di qualità elfica. Veniamo al dunque. È davvero quello che vuoi? Non è come indossare un vestito nuovo. Diventerai una creatura della notte, come me. Molto bene, non muoverti. E così, la bestia è distrutta. Non solo. L'arco di... è finita. È morta. Hai bisogno di qualcosa? La profezia con lui. Bebè. Il mio vero padre è morto tanto tempo fa. Questa è stata la fine di una persona completamente diversa. Ho fatto ciò che era necessario, niente di più. Credo che tu abbia fatto molto più del dovuto. Ti devo ringraziare.